Vi farò vedere dei filmati, delle scoperte incredibili, lo dico anche ai miei amici che sono in collegamento, che sono state scoperte anche Sono dei filmati da ufficiali di una, ho ottenuto un'intervista di Francesco Toscano ad Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello IOR, la Banca del Vaticano, persona di cultura, di grande spessore, una persona anche molto onesta intellettualmente, quindi diciamo una persona che va ascoltata. Non, però quello ascoltiamolo. che dice è agghiacciante, soprattutto lui prende le distanze sempre, anche giustamente direi, dalle teorie del complotto, eppure quello che racconta va davvero oltre qualsiasi scenario distopico raccontato nelle teorie complottiste. Ascoltatela per piacere perché dura 2 o 3 minuti, però Sì, il primo il filmato primo. però vale la pena Assolutamente. ascoltare, signore, perché siamo in, Sì, Vito, diciamo. perché adesso dobbiamo tirare le somme e capire tutte le cose che abbiamo sentito. Sono tutti cretini? Sono Esatto. tutti incompetenti? O ci sono poche menti diaboliche che riescono a muovere tanti cretini? Quella è la Partiamo. domanda. Si chiama Nuovo Ordine Economico Mondiale, fu concepito a fine anni 60, primi anni 70. Colui che lo elaborò e lo presentò all'inizio fu Henry Kissinger. Era un reset vero e proprio. Stiamo cercando di diciamo, rivedere gli errori che sono stati fatti negli ultimi 50 anni, dal primo reset o nuovo ordine economico mondiale, fondato su una serie di fatti che ignorano leggi naturali, quindi li possiamo definire non tutti, non sempre naturali, e molto utopistici. Dopo 50 anni, questo reset fatto negli anni 70, grazie agli errori che ha prodotto, oggi chiede un secondo reset. Il reset di oggi, quello di cui si parla, il Great Reset, non è altro che una correzione aggiornata, degli errori fatti negli ultimi 50 anni. Quindi grazie, insomma, prendendo l'occasione di questa situazione incresciosa che si chiama pandemia di Covid, ha la possibilità di accelerare e anche, se vogliamo, uso un'espressione forte, di imporre o far imporre determinati comportamenti. Però il reset di oggi è la correzione degli errori fatti del reset di ieri. Viene immaginata una proposta che è quella che ha provocato la grande crisi che ci portiamo dietro negli ultimi decenni. Troppe nascite e conseguentemente la necessità di ridimensionare il tasso di crescita della popolazione. Cioè, io resto basito di fronte a questo. Resto basito. Allora vengo a Francesco, gli passo la palla e dico: Francesco ci ha appena mostrato un video di un illustrissimo personaggio che apre uno scenario sul futuro partendo dal passato e parla di una cosa di cui vorrei che Francesco, Assolutamente. se è Anche perché possibile, devo far vedere per capire meglio. creasse il Però Vito, cortocircuito. dobbiamo dire una cosa importante. Quando io parlo della pandemia come qualcosa di funzionale per un grande reset, un reset economico, un reset politico, in molti mi chiedono: ma è possibile che ci sia una regia mondiale? Noi abbiamo appena ascoltato che 30 anni fa c'è stata una regia mondiale, addirittura lui fa il nome di Henry Kissinger, che all'epoca era quello che guidava l'operazione Condor in Sud America, quindi rovesciare i governi socialisti per imporre delle dittature, era quello Come ha come raccontato nel tuo raccontato nel libro. libro Il Dico Rivoluzionario. Era quello della dittatura in Cile, quindi del primo esperimento neoliberista ai danni di Allende. Quindi questo era il regista di questa regia ufficiale che c'è stata nel mondo. Voi 30 anni fa avete sentito che c'era in atto un grande reset che prevedeva di far crollare le nascite in Occidente. E la prima domanda fondamentale da fare, dato che Gotti Tedeschi nel video successivo dice: ci sono riusciti in pieno a far crollare le nascite in Occidente, e questo creerà tutta una serie di problemi. La prima domanda è: come ci sono riusciti? Voi ricordate politiche in Italia negli anni 80 mirate al crollo delle nascite, come le abbiamo viste in Cina? Come
regalavano, che ne so, nelle bibite mettevano qualcosa per evitare che nascessero tanti bambini, eccetera. No, di ufficiale non abbiamo avuto nulla. E allora questo crollo delle nascite che ha interessato tutto l'Occidente, come lui ovviamente descrive, come ci sono arrivati? Come lo hanno ottenuto? È importante perché lui dice che il reset del passato, oggi stiamo vivendo un reset che è esattamente la continuazione del vecchio per risolvere i problemi del vecchio reset. E sai qual è il primo problema che lui dice che è stato causato nel vecchio reset che oggi bisogna risolvere? L'invecchiamento della popolazione. Lui dice quando hanno fomentato, indotto il crollo delle nascite, si sono resi conto che a un certo punto la popolazione invecchiava e diventava un problema enorme. Sanità, pensioni, e oggi devono rimediare a quel problema. Ora qui nessuno vuole fare il complottista, lungi da me pensare che sia questa l'idea di una persona ovviamente intellettualmente onesta come Gotti tedeschi, ma come hanno indotto in passato il crollo delle nascite e come pensano di rimediare oggi al problema dell'invecchiamento della popolazione? Certo. Perché le due cose potrebbero essere assolutamente una la conseguenza dell'altra, quindi questo lo vedremo nel prossimo video. Che noi poniamo subito, facciamolo vedere, regia, grazie. Perché va ridotto il numero della popolazione? Perché in questa opinione neomalthusiana ambientalista più gente nasce, più gente consuma, più gente spreca quello che la natura ci mette a disposizione. Per questa ragione il tasso di crescita della popolazione deve ridursi. Ma che cosa ha provocato il crollo del tasso di crescita nella popolazione nel mondo occidentale? Ha provocato la prospettiva di crollo del prodotto interno lordo. È evidente, se la popolazione non cresce, se la popolazione cresce da zero o addirittura il tasso della popolazione decresce, è evidente che ci si domanda come far crescere il prodotto interno lordo, perché la correlazione tra crescita del prodotto interno lordo e crescita della popolazione è una correlazione perfetta. Allora, nella prospettiva di non far crollare il tasso di crescita del prodotto interno lordo, che cosa si attua? Una politica nel mondo occidentale che viene definita consumismo, cioè si sostituisce, si compensa il tasso di crescita della popolazione con la crescita dei consumi individuali. Ma per aumentare i consumi individuali a livello esponenziale, all'inizio, i primi decenni, si utilizzò il risparmio, non si risparmiò, crollò il tasso di risparmio e venne trasferito in consumi. Sempre di più, per crescere questi consumi bisognava crescere il potere d'acquisto delle persone. E per riuscire a crescere il potere d'acquisto delle persone, non potendo aumentare il PIL in modo naturale, si dovette diminuire il costo dei prodotti offerti sui mercati. E questo si realizza attraverso la cosiddetta delocalizzazione produttiva, cioè delocalizzando in Asia, soprattutto in Cina, le produzioni dei beni di maggior volume. Progressivamente, in un periodo di decenni, abbiamo deindustrializzato l'Occidente e industrializzato l'Oriente, cioè la Cina. In un periodo di decenni succede un altro fenomeno se si interrompe la crescita della natalità, che il fenomeno viene definito, se volete, invecchiamento della popolazione. È evidente quindi che il tasso di crescita della cosiddetta età dell'invecchiamento della popolazione provoca una minor contribuzione produttiva e un maggior costo per la società, perché col tasso di invecchiamento crescono i bisogni, se vogliamo, e i costi sociali, le pensioni, la sanità e così via. Mamma mia, Vito, mamma mia. Io non so se siete riusciti a capire bene quello che ha voluto trasmettere con queste parole. Accidenti. Allora, riassumiamo velocissimo. Circa 30-40 anni fa c'è stata una regia mondiale, a dirlo non è Francesco Amodeo, è l'ex presidente della Banca del Vaticano, persona serissima, che se anche avesse detto tutte bugie, però ci sono realizzate tutte. Quindi noi dobbiamo
renderci conto che si è tutto realizzato. Lui dice c'è una regia mondiale. L'idea è quella di portare a un grande reset economico, politico e sociale, per motivi che noi non conosciamo. Il primo punto di questa agenda era la riduzione, il crollo delle nascite. E dice che ci sono riusciti, infatti basta guardare i numeri, lui nell'intervista integrale fa vedere anche i numeri, quindi ci sono riusciti. Come ci sono riusciti a creare il crollo delle nascite senza nessuna misura ufficiale di contenimento delle nascite? Primo punto interrogativo. Dopodiché dice, essendo crollate le nascite, hanno fatto un grosso errore perché si sono resi conto che parallelamente crollava il PIL in Occidente, perché ovviamente la crescita della popolazione e la crescita del PIL sono una correlazione perfetta. Per rimediare al crollo del PIL, mentre era un periodo in cui stavano mettendo in essere tutte politiche e propaganda ambientalista che bisognava salvare il pianeta addirittura, lui cita un professore di una famosa università americana che si fece sterilizzare pubblicamente per far capire quanto fosse importante ridurre la popolazione per il bene del pianeta. Mentre propagandano questo, si rendono conto che il crollo della popolazione ha fatto crollare il PIL e decidono invece di indurre le politiche consumistiche, quindi indurre il consumismo come stile di vita, quindi rimpiazzare meno consumatori con consumatori che consumano il triplo e il quadruplo, quindi affanculo tutte le politiche ambientaliste. Era ovviamente come oggi una copertura, una maschera. Non contenti di questi, hanno bisogno che i consumatori consumino sempre di più. Come fanno? Hanno bisogno di abbassare il costo dei prodotti. Come lo fanno? Delocalizzando in Cina, quindi deindustrializzando l'Occidente e industrializzando l'Oriente, cioè la Cina, ai danni del nostro paese soprattutto. Oltretutto poi che cosa accade? Ultimo punto, che le crisi bancarie, perché ovviamente i consumatori trasformando i risparmi in consumi hanno mandato in tilt le banche che si sono dovute rifare con gli strumenti finanziari derivati che hanno creato la crisi del 2007. Dopodiché, ultimo punto e concludo, il crollo delle nascite crea l'invecchiamento della popolazione, che è un problema a cui dovevano far fronte, e Gotti Tedeschi lo dice nel video, dice hanno provato in maniera naturale diversi tentativi per far fronte a questi problemi causati 50 anni fa, non ci sono riusciti. A un certo punto, come per incanto, arriva una pandemia che guarda caso risolve parte di questi problemi che non c'era modo di risolvere altrimenti. Nessuno vuole fare il complottista, ma ragioniamo su queste parole e ragioniamo su quello che siamo.